i vostri applausi. Auguri per un anno nuovo, sereno e in buona salute. Questo è importante. Questa bella commedia è stata scritta da mio zio Edoardo De Filippo nel 1931 e da allora ha avuto centinaia di repliche, sempre con grande successo, soprattutto perché in questa commedia sono le radici di quel teatro umoristico che presentarono negli anni 30 Edoardo, Peppino e Titino. Umorismo, perché l'umorismo è la parte amara, la parte drammatica della comicità, quella che diverte ma fa anche riflettere. In tutte le commedie di De Filippo c'è un riferimento comico, spesso, al difficile rapporto che c'è fra marito e moglie, genitori e figli. Di questo noi abbiamo fatto spettacolo, abbiamo portato la vita sul palcoscenico e poi siamo partiti sempre da questo paragone. La donna sposa l'uomo sperando che cambi, invece l'uomo non cambia. L'uomo sposa la donna sperando che non cambi, invece la donna cambia.